Carissimi, due parole soltanto. Oggi quanto importante di non dimenticare di quelle parole che appena l'abbiamo sentito che il Signore dice a noi: voi siete la luce del mondo. E forse in questo tempo che sembra tante volte che stiamo in un grande galleria, tunnel, ma dobbiamo sempre ricordarci che alla fine vediamo la luce. E quante persone dicono, quelle che l'hanno avuto quella non piena morte ancora di inizio di passaggio per questo mondo, l'altro, e quanti sono ritornati dicendo, sappiamo bene loro testimonianze, che sono tornati e loro dicevano: vedevamo la luce, vedevamo veramente sotto una galleria una luce, e poi era qualcosa che ci spingeva di andare verso la luce, perché eravamo consapevoli che lì c'è bontà, che lì c'è la bellezza. E così, cari fratelli e sorelle, nessuno di loro, dicevano, voleva ritornare indietro. Questo significa che noi siamo consapevoli che dopo aver passato momenti anche molto di oscurità, momenti di grande sofferenza, momenti di grande prova, sappiamo bene che troveremo, che andiamo verso la luce, luce del nostro Signore. Signore che è la nostra luce. Per quello, quanto, cari fratelli e sorelle, vogliamo pregare e lodare il Signore proprio oggi, quando il mondo ha bisogno della luce di Cristo. Anzi, ha bisogno della nostra testimonianza. Dove siamo? Guardate, io sono arrivato, sono qua con voi, girando tutta Calabria, nel campeggio, e io dico, venite per adorare Gesù. Se io come sacerdote mi nascondo dentro, dicendo io mi nascondo perché porto quel dono che Gesù mi ha dato, siamo arrivati alla fine, giusto? Quale luce io rappresenterei se mi nasconderei davanti agli altri e non dire che sono discepolo di Cristo? E oggi è un richiamo di dare questa testimonianza anche voi che siete cristiani. Forse oggi cominciamo a contare uno dopo l'altro, contiamo nelle nostre parrocchie e vediamo quale è realtà. Vediamo che tante persone, diciamo, hanno perso qualcosa, che non hanno quella forza dentro, che non vogliono più testimoniare, vogliono chiudersi dentro di se stesso, nella sua casa, con i suoi problemi, e dire non voglio sapere niente degli altri e nessuno deve sapere niente su di me. Perché la gente ha paura, uno l'altro ha paura. Allora siamo noi tanto invitati di riaccendere la nostra luce. E proprio oggi, quando iniziamo, cari fratelli e sorelle, la novena dedicata a Saint Charbel, una cosa bellissima, perché Saint Charbel aveva questa lampada, la luce, che accendeva sempre, ma una volta la lampada si accende, sua lampada, anche se lui dentro aveva l'acqua. E tutti guardavano. Non è possibile che la luce si accende dentro la lampada, deve essere olio. Ma per Dio è tutto possibile, perché Dio e ci dona tutto e può donare di tutto. E non ci dimentichiamo, cari fratelli e sorelle, di questo, che siamo chiamati di essere testimoni, di andare verso la luce. Ogni volta quando io parlo, andare verso la luce, allora verso Cristo, mi viene in ricordo sempre questo film, Vai verso la luce. Era un film, un regista americano ha realizzato un film sulla storia molto forse addolorante, perché sappiamo bene quanti bambini sono malati oggi.
L'abbiamo pregato per bambina malata di cancro anche domenica, ma era proprio la storia in questo film, quando la mamma ha saputo che sua figlia, diciamo, suo figlio piccolo è malato di cancro, piccolo di 4 anni, non sapeva cosa di leucemia, non sapeva cosa fare, e lei è andata dal parroco e tutto si vede dentro il film e chiede: cosa devo fare? Mio piccolo figlio forse sta morendo, ma io, la madre, cosa posso fare? Pregare per la guarigione, ma oltre pregare, preparali per incontrare Gesù. Come io posso dire a mio figlio che lui lascia questo mondo così piccolo? Quanto dolore! Ma a un certo momento lei riesce a parlare e disse: guarda, tanti parlano che dopo la morte vedono quel tunnel e la luce, e quella luce è Gesù che aspetta tutti noi. Vai verso la luce, così intitolato, vai con coraggio verso la luce. Allora, guardate, si sta concludendo quel film. Molto triste era la scena quando bambino era già sull'abbraccio della mamma e a un certo momento disse, perché si risvegliava, perdeva i sensi, ritornava e dice a un certo momento: mamma, ho visto quel tunnel che tu mi raccontavi, ho visto quella luce. Si conclude quando mamma disse: vai figlio mio verso quella luce, perché lì è Gesù, io arriverò dopo, ma sono sicura che vivremo solo in Lui è la vita, e così solo in Cristo è la vita. E proprio oggi, leggendo un po' di San Giovanni Paolo II, ho letto questa storia, quando questa frase che Giovanni Paolo, e voglio ripetere, disse: vai, vai dove c'è il fonte del fiume. Ogni fiume ha un fonte, ma lo devi cercare sopra, in montagna. Il fonte del fiume è in montagna. Devi salire contro corrente per trovare il fonte dove esce il fiume. È così nella nostra vita. Dobbiamo andare contro corrente, contro tante volte degli altri che non ti capiscono, che non sanno cosa stai facendo, ma se nel tuo cuore c'è l'amore, se nel tuo cuore c'è quella luce del Signore, vai senza paura di trovare quel fonte. Fonte è Cristo, che disse: io ti aiuterò, non ti abbandonerò mai.